Laura Narci, sindaca, si aggiudica il ballottaggio per poco più di 600 voti alla fine sullo sfidante Antonio Gengaro. È partita la festa qui a Via Matteotti, a ridosso del suo comitato elettorale, ha ricevuto l'abbraccio col suo popolo e le prime parole della prima donna sindaco di Avellino sono state parole di apertura anche verso le opposizioni. Lavorerò per il bene della città, ha detto. Grande orgoglio, sarò il sindaco della città di Avellino. Io spero che dopo questa campagna elettorale un po' velenosa ritorni ad Avellino un po' di pace. Io in questi anni ho provato insieme agli avellinesi a ricostruire una comunità. Spero che quella comunità che ho lasciato qualche mese fa ritornerà ad essere fiera di essere comunità di Avellino. La soddisfazione è molto molto grande, io ringrazio la mia squadra, ma ringrazio soprattutto gli avellinesi. Gli avellinesi, la vittoria è della città di Avellino. È una vittoria molto importante perché significa che gli avellinesi hanno capito tutto il lavoro che è stato fatto in questi 5 anni, gli avellinesi hanno capito che squadra eravamo, gli avellinesi hanno capito che donna sono, una donna determinata che è voluta ritornare a Palazzo di Città per la crescita di Avellino, esclusivamente per la crescita di questa città. Io ringrazio gli avellinesi veramente di cuore, adesso sono un po' emozionata, c'è il calore della gente che mi ha accompagnato in questi mesi, è stato straordinario, un calore inimmaginabile e quindi si è tradotto nella vittoria di Avellino. I cittadini di tutta Avellino, io spero subito una collaborazione anche con le opposizioni perché è giusto che sia così, è giusto che dobbiamo lavorare tutti insieme per la città di Avellino. Adesso basta con tutti questi veleni, basta con tutte queste falsità, basta con questi tifi da non edificanti per la città e neanche per me. È stata molto dura, ma allo stesso tempo questa vittoria è importante, è molto importante per me, c'è molta emozione adesso. La prima cosa che farà, già ho parlato del centro per l'autismo, già ho parlato di una grandiosa estate, ma quello che farò è ritornare a Palazzo di Città per lavorare per una crescita di Avellino io sono per tutti gli avellinesi, veramente. Io spero solo di poter lavorare serenamente, spero che le opposizioni mi aiuteranno e spero di far ritornare Avellino posizionato in un modo importante come abbiamo fatto in questi anni, quindi facendolo uscire un po' dai confini provinciali, regionali. Io sono orgogliosa di essere il sindaco degli avellinesi.